Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti al nostro appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. Noi andiamo subito a vedere in questa edizione quali sono i temi del giorno nel nostro sommario. L'ultima seduta del Consiglio regionale ha visto un dibattito e un'aula sul tema dell'autonomia differenziata. Regione Toscana e in particolare i gruppi di maggioranza appoggiati anche dal Movimento 5 Stelle hanno approvato la richiesta di referendum abrogativa per la legge approvata dal Governo dello Stato. Noi andiamo a sentire in questo acceso dibattito in aula con due posizioni veramente contrapposte tra maggioranza e opposizione, quali sono i temi che hanno spinto i gruppi di maggioranza con il Partito Democratico e Italia Viva, appoggiati anche dal Movimento 5 Stelle, a richiedere il referendum abrogativo. E dall'altra parte i gruppi di opposizione con Lega, Fratelli d'Italia e il gruppo misto che invece sono a favore di questa legge del governo e contro il gruppo di maggioranza di Regione Toscana che ha chiesto il referendum. In aula il dibattito è stato in dei momenti aspro, ma noi andiamo ad ascoltare dalle carrellate delle interviste quali sono le posizioni. Sono un regionalista convinto, ma come regionalista che prende lo spirito da quelli che erano i concetti delle regioni di Piero Calamandrei, sono convinto che il regionalismo significa possibilità di leggere il territorio nelle sue espressioni più peculiari e conseguentemente in Toscana vi sarà la necessità di avere una disciplina particolare che prende i poteri dallo Stato per i beni culturali. Abbiamo il 25% dei beni culturali di tutta Italia, o per la geotermia. Noi siamo una regione che dalla geotermia prende il 34% dell'autoconsumo di energia elettrica, o li chiede per le infrastrutture, perché ormai gli enti statali distribuiscono in modo irragionevole quello che sono risorse che invece ci servirebbero per le nostre modernizzazioni e le nostre infrastrutturazioni e non per altre materie. Insomma, una capacità con il regionalismo di leggere la specificità delle 20 regioni toscane, non di creare 20 regioni a statuto speciale, come di fatto con questo progetto di legge Caldaroli si propone. Quindi ormai le questioni sono fra una regione, fra una, un regionalismo, un'autonomia autarchica e un regionalismo, un'autonomia equa e solidale. Noi siamo per questa seconda direttrice e vogliamo frenare chi poi porterebbe il regionalismo a uno spacca Italia. È stata la prima a prospettarla e devo dire che la strada del referendum abrogativo è quella più giusta, perché siano i cittadini a decidere se vogliamo, come il fronte progressista vuole, un'autonomia, un regionalismo equo e solidale che dia alle regioni competenze, ma competenze che si esercitino distribuendo bene, in modo equo, le risorse e in modo che non vi siano squilibri fra nord, sud o all'interno delle stesse regioni, fra aree interne e grandi centri metropolitani. Sì, noi riteniamo che questa sia una legge pasticcio che non risponde certo all'esigenza di far funzionare meglio i livelli istituzionali del Paese. La nostra Costituzione parla di un regionalismo cooperativo e non competitivo. In questo modo, con questa legge, che fra l'altro non ha stabilito prima i livelli essenziali delle prestazioni, non ha messo a disposizione risorse per riequilibrare le diseguaglianze che rischiano invece di aumentare fra regioni più forti e regioni più deboli. Noi rischiamo di creare in Italia 20 staterelli che sono insignificanti nei confronti di entità come l'Europa, della quale facciamo parte. Dall'altro, questa legge che risponde di più alle spinte un po' secessioniste di una forza politica che sta al governo va letta in un combinato disposto con l'altra legge, che è quella sul premierato, che invece
risponde all'applicazione delle spinte diriciste di un'altra forza politica di destra che sta al governo, vale a dire quella di avere un capo dell'esecutivo eletto direttamente dal popolo e difficilmente controllabile sia dal Presidente della Repubblica che dal Parlamento, che con quella legge vengono oggettivamente indeboliti. Quindi da una parte, come dire, si spinge alla disgregazione, dall'altra si vuole creare il capo dei 20 staterelli che rischiamo di creare nel nostro paese. Ecco perché siamo preoccupati e abbiamo indetto questa iniziativa assieme ad altre 5 regioni per chiedere il referendum che abroghi la legge 86 proposta dal ministro Calderoli in maniera totale o in maniera parziale, se non fosse ammissibile la richiesta di abrogazione totale. Tanto c'è una valenza di natura politica, centrosinistra è compatto, unito, si allarga, cresce in Toscana, difende le peculiarità della Toscana. E la nostra autonomia, quella di indire e richiedere l'indizione di un referendum, è un atto voluto dalla Costituzione. Stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnarsi. Quindi è una difesa della nostra peculiarità. Nel farlo abbiamo il coraggio di assumersi una responsabilità importante e soprattutto di unire un fronte politico nuovo. Nel dibattito in aula, insieme alla maggioranza, ha votato anche il Movimento 5 Stelle. Noi andiamo ad ascoltare nell'intervista quali sono le motivazioni che hanno spinto questa forza politica ad approvare la richiesta di referendum abrogativo. È fondamentale in questo momento storico della Repubblica unire tutte le forze civili e politiche per evitare quello che è uno smembramento dello Stato italiano, perché questa è l'autonomia differenziata. E con il combinato disposto del premierato diventa chiaro che non è utile al cittadino medio, toscano come calabrese come veneto. È utile soltanto a una compagine politica, quella che adesso sta governando il paese, che desidera avere un controllo assoluto anche dividendo ulteriormente l'Italia. Faccio solo una riflessione che dovrebbe far riflettere tutti i governatori delle regioni, tutti i politici e anche alcuni del centrodestra che già si sono espressi contro. In questi anni, in questi decenni, si è investito molto da parte del governo centrale per cercare di superare le differenze territoriali. Ancora oggi l'Unione Europea ci chiede uno sforzo ulteriore per superare le disuguaglianze all'interno di un territorio di respiro più ampio che è quello dell'Unione. Questa proposta di legge, che è formulata nel modo più sbagliato possibile, addirittura senza ancora la formulazione dei livelli essenziali di prestazione non solo in sanità ma anche su altri aspetti, va esattamente nella visione opposta. Un italiano oggi si sposta dalla Toscana alla Lombardia, alla Sicilia o ad altre regioni con una differenziazione enorme per quelli che sono i servizi e la tutela dei diritti minimi a cui deve invece avere possibilità di accedere in quanto cittadino italiano tutelato dalla Costituzione. Questi sono già sufficienti come principi. Se andiamo poi ad andare a analizzare col modo in cui è stata proposta l'autonomia differenziata e gli intenti che ci sono dietro, ecco, io credo che qualunque cittadino oggi dovrebbe farsi promotore di fermare quello che è veramente uno smembramento di un paese in un momento storico in cui invece c'è bisogno di unità. Molto critiche le opposizioni con i gruppi di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia e del gruppo Misto uniti contro la maggioranza, contro la richiesta di abrogazione, contro la richiesta di referendum avanzata dal Consiglio regionale ed approvata a maggioranza nella seduta. Ascoltiamo nelle carrellate di interviste degli esponenti di questi gruppi politici qual è la loro posizione e quali sono le critiche che vengono mosse alla maggioranza. Sarebbe utile perché la Toscana ha sicuramente un'esperienza in materia di gestione dell'ambiente, dell'energia, in parte anche dal punto di vista dell'urbanistica piuttosto della sanità, e questa riforma aumenta i livelli di autonomia e quindi di gestione dei servizi più vicini ai cittadini e quindi con maggiore capacità di controllo sia da parte dei toscani sia da parte delle imprese. Ma è un'invenzione del PD. Nel 2017 e nel 2018 l'allora maggioranza di centrosinistra delle regioni chiedeva alla propria giunta di attivarsi per avere più autonomia
autonomia, cioè di attuare l'autonomia differenziata esattamente come previsto all'articolo 116 della Costituzione. È evidente che a sinistra sono in confusione, perché se una cosa la fanno loro è buona, se la stessa cosa la fa il centrodestra spacca l'Italia. E comunque la legge dice che fino a che non ci sarà l'individuazione dei livelli minimi da garantire in tutta l'Italia, non ci sarà nessuna regione che avrà maggiore autonomia in questo senso. Ma lasciatemi aggiungere però l'ipocrisia di fondo su questo fatto, perché in Italia ci sono già 5 regioni a statuto speciale che hanno fonti di finanziamento completamente diverse e molte più materie nelle quali si esprimono. E poi basta guardare le classifiche che tante volte vengono fatte: la sanità non è la stessa in Calabria, in Toscana, in Lombardia, perché ci sono già modelli organizzativi diversi. Quindi si tratta di premiare le virtuosità e di diminuire le disuguaglianze, in qualche modo responsabilizzando gli amministratori regionali nella gestione delle risorse. Un dibattito in aula direi quasi interamente fatto dai consiglieri di opposizione, un centrosinistra che non capiamo se non ha letto la legge e quindi non ha sostanza su quelle due PDD che ci porta oggi all'attenzione dell'aula, o seppure ha timore che il presidente Giani possa tenere a sé una serie di materie, come per esempio la geotermia, abbiamo visto come sta gestendo l'eventuale rinnovo delle concessioni, o comunque la cultura, il tema dell'istruzione e del turismo. Quindi un silenzio quasi assordante, interamente composto dai consiglieri di maggioranza in aula oggi. Noi ribadiamo invece il pieno sostegno alla legge Calderoli, il pieno sostegno al governo, il pieno sostegno alla legge sull'autonomia differenziata, che crediamo essere un valore aggiunto che la Toscana potrà avere su alcune materie importanti. Io penso al tema della geotermia, penso al tema dei porti, penso al tema del turismo, penso al tema della cultura, una Toscana fatta piena di cultura, piena di musei, gestiti molto spesso anche dallo Stato centrale, che rimangono chiusi anche in orari in cui invece magari la Toscana potrebbe garantire delle aperture ulteriori. Penso a tantissime tematiche che fanno belle alla nostra regione e che avrebbero bisogno di una gestione più vicina al cittadino, più vicina al territorio, e quindi una gestione più regionale rispetto a una gestione centrale dello Stato. Siamo convintamente a favore della legge, siamo sicuri che la legge andrà avanti e siamo anche sicuri che queste giravolte del presidente Giani, che prima del presidente Rossi e poi del presidente Giani, che chiedono l'autonomia differenziata da tantissimi anni, porteranno anche alla regione Toscana la richiesta di una serie di materie di competenza, e quindi a far sì che la Toscana abbia più risorse e più autonomia su tanti temi che a tutti i toscani stanno a cuore. Sì, l'autonomia differenziata è nell'interesse dei cittadini toscani, e qualora ci eleggeranno la guida di questa regione, noi sicuramente chiederemo per tante materie l'autonomia differenziata, ma lo faremo anche quando, siamo sicuri, il presidente Giani farà ancora un'ulteriore giravolta. Prima era a favore dell'autonomia differenziata, poi è arrivata la SLAN, c'è stato questo cambio di posizione chiaramente imposto con la nuova dirigenza del PD, e sicuramente il presidente di questa regione non potrà fare a meno che andare a chiedere a autonomia differenziata su alcune maniere, e noi saremo al suo fianco e vorremmo e pretenderemo che anche il Consiglio regionale si possa esprimere nel merito e non come fa il PD e questa sinistra ormai così allargata nella ideologia e nella gestione del potere. Una occasione stramaledettamente persa, quella con il governatore Giani, peraltro assente oggi, su un tema che meritava ben altra importanza in aula, perché avremmo sicuramente potuto affrontare l'opportunità che rappresenta l'attuazione di questa previsione costituzionale per un regionalismo compiuto, finalmente, che avrebbe potuto, perché no, riaccendere anche qualche speranza civica e politica in questo Paese e anche in questa Regione, invece no. Ci troviamo inchiodati in un dibattito, a seguito della richiesta del Partito Democratico di tentare il referendum su un tema che in realtà è stato accompagnato fino all'ultima legge quadro dalla sinistra di questo Paese, non soltanto toscana. L'Italia a livello nazionale ha dato un contributo fondamentale nella revisione di questo testo, andando a salvaguardare l'unità nazionale, la coesione dei territori, la perequazione fra le regioni, e anche, perché no, nessun gap di democraticità, in quanto il Parlamento e gli enti locali sono ben inseriti in un testo che, a quanto pare, molto probabilmente gli amici del PD non hanno letto. Ci fermiamo qua con il Consiglio regionale della Toscana per questa settimana. Noi vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.